aumentare le opportunità di ricerca scientifica sulla causa e la cura delle sindromi mieloproliferative, divulgare la conoscenza della malattia fra i pazienti e i medici e promuovere un'assistenza adeguata ai malati e alle loro famiglie. Sono stati i tre temi portanti del convegno scientifico sulle sindromi mieloproliferative croniche, neoplasie ematologiche rare, promosso a Gela dall'AIPAM territoriale BIOS presieduta da Giacomo Giurato. L'evento internazionale è stato patrocinato dalla Regione Sicilia e dal Comune di Gela. Il soggetto che si rivolge a voi e scopre di avere una patologia grave al sangue, che tipo di atteggiamento assume e qual è il vostro invece atteggiamento? Innanzitutto bisogna dire che la diagnostica delle malattie è cambiata notevolmente, oggi abbiamo la capacità di identificare molto correttamente questo tipo di malattie e abbiamo delle terapie che agiscono in maniera specifica sui meccanismi molecolari della malattia, quindi quella che una volta veniva vista come un percorso ineluttabile verso la progressione di malattia oggi può essere gestita, interrotta, rallentata con delle nuove terapie che però richiedono un'alta specializzazione. Questo rappresenta comunque una grande speranza per i nostri clienti, per i nostri pazienti ovviamente. Quindi c'è molto ottimismo. Al convegno ha partecipato anche un gruppo di pazienti tedeschi guidati dal coordinatore nazionale per il rapporto con l'estero dell'AIPAM, Peter Lerker. Questo gruppo di pazienti tedeschi ha voluto scegliere la nostra città per condividere con noi questo momento importante di scambio di informazioni scientifiche, ma soprattutto uno scambio di emozioni, di sensazioni, di come ognuno di noi vive la malattia, quindi lo scambio di queste informazioni aiuta moltissimo. Poi la presenza di luminari come il professore Barosi, il dottore Consoli, il dottore Accurso che è venuto da Palermo, gli amici di AIL che hanno voluto offrire questi opuscoli per i pazienti hanno reso ancora più importante questo convegno. Ma l'elemento più importante veramente di questo appuntamento è la presenza dei pazienti. Quali sono le nuove frontiere della scienza, della medicina per sconfiggere, fronteggiare queste patologie, per poter dare una speranza a chi soffre di queste malattie? Sono i nuovi farmaci. In queste malattie abbiamo nuovi farmaci che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti, hanno migliorato alcuni sintomi, ma non sono ancora in grado di migliorare significativamente la sopravvivenza di questi pazienti. E quindi la speranza, lo sforzo che viene fatto è quello di sperimentare nuovi farmaci che possono chiaramente migliorare la sopravvivenza dei pazienti. E la seconda è usare anche in queste malattie il paradigma della medicina di precisione, è quella di usare le caratteristiche molecolari e genetiche del singolo paziente per tagliare sul singolo paziente la terapia. Relatori e partecipanti al convegno scientifico hanno visitato i beni archeologici di Gela. Perdonate se io faccio sempre poi delle escursioni in altri campi, che è quello di far conoscere la città, anche questo pur nell'argomento abbastanza particolare e triste, però il fatto che venga affrontato qui da noi ci mette anche questo, tra tanti altri argomenti, in una posizione di affrontare questioni per guardare in alto e non guardare alle piccole cose purtroppo di tutti i giorni che ci attanagliano. Primo meeting della FIDAS Sicilia, uno dei giorni di approfondimenti e di confronto tra rappresentanti associativi e istituzionali sul sistema sangue regionale, sui rapporti con i servizi trasfusionali e con le altre realtà associative. Si è svolto nel fine settimana al Sicania Resort. Tra i temi affrontati c'è stato quello relativo alla situazione e all'accreditamento con la razionalizzazione della rete di raccolta associativa. Si è parlato anche dell'accordo Stato-Regioni del 14 aprile scorso con la stipula delle nuove convenzioni e dei rapporti associativi nel rispetto degli ambiti territoriali. Ci sono tantissimi gli obiettivi raggiunti dalla FIDAS perché tantissimi sono i donatori che nei momenti più drammatici della storia di questo paese hanno veramente dato una grossa mano per salvare delle vite umane.
Oggi come oggi il percorso delle associazioni che FIDAS rappresenta sul territorio nazionale e in particolare delle associazioni presenti qui in Sicilia sono quelle di aver costituito un gruppo di, dei gruppi di donatori periodici, responsabili e associati. E questo è l'aspetto più importante, perché la donazione è un gesto gratuito, è un gesto anonimo, ma deve essere fatto con la consapevolezza che attraverso questo materiale biologico si fornisce appunto una terapia per i cittadini, chiunque ne abbia bisogno, e i numeri ci confermano l'importanza di questo gesto. All'incontro sono stati presenti i vertici nazionali, regionali e locali della FIDAS. Il contributo del volontariato è assolutamente prezioso e indispensabile, e soprattutto in un'altra realtà come la nostra, laddove l'80-85% degli emocomponenti driver, quindi mi riferisco soprattutto alle mazze concentrate che sono quelle che noi utilizziamo per trattare i pazienti anemici, e vengono raccolte dalle associazioni dei donatori volontari. E rappresentano lo strumento attraverso il quale vengono promossi poi quei valori solidaristici della popolazione generale che consentono di curare i pazienti assistiti. C'è anche un confronto con le istituzioni per verificare, nel nostro caso, quindi per quanto riguarda la FIDAS ADAS Gela, la possibilità di riaprire i centri di raccolta di Butera e di Mazzarino, che sono chiusi, ahimè, da quasi un anno e mezzo. Il fatto di poter riaprire questi centri consentirebbe all'unità ospedaliera di Gela, al presidio ospedaliero di Gela e comunque per quelle competenze a tutti gli ospedali della Sicilia di poter avere delle sacche da poter lavorare, da poter destinare alle persone bisognose, alle persone che hanno bisogno, e questa comunque è la cosa principale. Ne approfitto attraverso i vostri microfoni di ringraziare i donatori ADAS che sono molto vicini. La nostra unità di raccolta è sempre piena di donatori e non posso fare altro che ringraziare il grande cuore dei gelesi. Contro la crisi da sovraindebitamento, il Comune di Gela istituirà nei prossimi giorni, nell'area del SUAP, uno sportello con la consulenza gratuita di un team di esperti commercialisti e avvocati. È quanto deciso ieri pomeriggio al termine dell'incontro che si è svolto in municipio. Il sindaco Domenico Messinesi ha sottoscritto una convenzione con Loredana Raneri, presidente della Società di Servizi di Tutela Legale e Finanziaria Presidium, la quale ha sottolineato l'obiettivo di voler diffondere una nuova cultura contro la crisi. L'intesa prevede l'istituzione di un front office di sostegno e tutela per imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti o semplici consumatori sulla base della legge del 2012 per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Approfittiamo della possibilità che ci viene dato dalla legge dello Stato, ma soprattutto dalla buona volontà di persone attive nel territorio, che consentiranno di poter aprire questo sportello di supporto a tutti i cittadini che si trovano in difficoltà. Un modo per chi è che si trova in una situazione sicuramente di disagio economico, dove si può trovare una via di uscita che per superare un momento difficile in cui magari si vanno a trovare, considerando il momento contingente economico difficile della nostra città. Gela area di crisi complessa, Gela area di crisi del lavoro, Gela area di crisi delle prospettive, un duro lavoro ci attende per superare tutte queste problematiche. Questi sono degli strumenti che al momento ci consentono di poter dare delle risposte immediate, ma sicuramente il futuro di Gela deve partire con il rilancio dell'economia, con il rilancio della progettualità, con il rilancio delle potenzialità del nostro territorio. Questo è un nostro obiettivo primario, stiamo lavorando per poter finalmente parlare di futuro industriale, futuro dell'agricoltura, futuro del turismo, futuro dell'economia su un territorio che per troppo anni invece ha parlato solamente di dismissioni, di smantellamento, di decommissioning. Quindi dobbiamo invertire il modo di vedere il nostro futuro, e attualmente questo è uno strumento che ci consentirà di poter fare questo passaggio. Il rapporto con la società Presidium è nato lo scorso mese di febbraio in occasione di un convegno su crisi finanziaria e possibile via d'uscita promosso anche dalle associazioni di categoria a Gela.
Noi cerchiamo di venire incontro a tutti coloro i quali si trovano in situazioni da monitorare per quanto riguarda i debiti e uscire appunto dalla crisi personale e gestire meglio tutto quello che è il mondo bancario, tributario, situazioni debitorie di vario genere. Un approfondito esame del comprensorio gelese recentemente interessato dal riacutizzarsi di episodi di criminalità, l'ultimo dei quali martedì notte ha devastato l'area di servizio ENI di via Niscemi. Oggi il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, ha convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto nella stanza del sindaco. Presenti vertici provinciali e locali delle forze dell'ordine, c'era il procuratore della Repubblica, Fernando Asalo. Si è fatto il punto su quanto sta accadendo in città. Stiamo lavorando da sempre attentamente sul territorio per garantire le condizioni di sicurezza che saranno ulteriormente implementate con anche altri sistemi, con la sostituzione delle telecamere. Il sindaco ha detto che stanno anche attivando un progetto anche per l'illuminazione pubblica per mettere in condizioni questo territorio veramente di avere uno sviluppo con la garanzia della sicurezza, quello a cui noi miriamo. Già operano sul territorio di Gela delle pattuglie straordinarie sia di polizia che dei carabinieri che saranno ulteriormente implementate proprio per dare e consentire una maggiore percezione della sicurezza. Le forze di polizia, anche la magistratura che è stata presente al nostro fianco in questa riunione, sta per dare il senso della coesione di tutte le forze sia di polizia che della magistratura stessa e dell'impegno che vogliamo porre sul territorio per far emergere la parte migliore, per fare proprio andare avanti questa città. Gela è un fenomeno complesso, non si può così, diciamo, sintetizzare in maniera così banale. Non si sta verificando nulla di particolare che non sia già all'attenzione. Quella che c'è stata oggi è un atto di attenzione dello Stato nelle sue varie componenti nei confronti della città. Perché Gela era già oggetto di attenzione, quindi siccome sono stati alcuni episodi particolarmente che hanno destato allarme sociale, la presenza serve anche a stemperare le tensioni e a dire che il lavoro già si fa e sarà ulteriormente migliorato e sarà implementato. Ma non che non ci fosse già l'attenzione, questo ci tengo a dirlo. Il territorio è complesso, è molto vasto, le forze dell'ordine certo non sono moltissime, quindi abbiamo chiesto ulteriore impegno, ulteriore distaccamento di altre unità per poter dare ancora maggiore sicurezza alla città. Alcune telecamere è risultato che ormai sono obsolete, saranno oggetto di un nuovo progetto di sostituzione e di implementazione, cosa che la città di Gela ha bisogno perché insomma hanno ormai fatto il loro tempo alcune telecamere. Le indagini preliminari sono in corso su tutte le varie vicende. Come ben sappiamo, la realtà gelese è una realtà che ciclicamente vive di determinate situazioni, di determinati conflitti conflitti anche a livello familiare, sociale, che assumono delle dimensioni quali appunto danneggiamenti, colpi di arma da fuoco a determinate vetrine. Quindi a 360 gradi stiamo svolgendo le indagini su quella che è una situazione di sicurezza, della sicurezza qui a Gela. Stiamo esaminando intanto questi singoli episodi, perché collegare tutto insieme questi episodi è un di più che ancora non è nella nostra analisi. Sono singoli episodi che avvengono in questo territorio e che stanno oggetto di specifiche indagini. Ci sono vicende che non si collegano fra di loro, che non hanno collegamenti fra di loro, quindi non ci sono collegamenti specifici fra un incendio avvenuto presso il negozio di cinesi con altre vicende, quindi sono fatti che non hanno alcuna connessione per alcune di queste vicende. Lo Stato a Gela è presente, continua ad essere presente, però oggi si è voluto fare un tavolo tecnico proprio qui a Gela per confermare questa presenza continua, costante, l'attenzione costante che c'è per il nostro territorio.
La situazione attuale sicuramente è ben diversa rispetto a molti anni fa, però l'attenzione non può e non deve calare. Oggi è un tavolo tecnico dove si sono viste quali sono le azioni in atto, quali sono le azioni che si devono fare e se è possibile dare magari delle attività supplative per poter avere un maggior controllo del territorio. La sicurezza non è mai abbastanza, bisogna lavorare tutti insieme, lo Stato, le istituzioni, ma anche i singoli cittadini, diventando parte attiva della sicurezza di un territorio, perché la sicurezza è quell'elemento fondamentale per poter avviare un rinnovo economico e sociale del territorio. Non può passare il principio dell'impunità, perché non è così, però sicuramente una maggiore collaborazione dei cittadini potrà fornire quegli strumenti in più per avere quelle risposte che i cittadini vogliono. Se ci sono degli atti delinquenziali si deve avere anche e si deve trovare chi è che è stato a farli. E speriamo che comunque gli atti siano nulli o sempre di meno e che comunque i cittadini finalmente diventino parte attiva dando quelle indicazioni alle forze dell'ordine, anche sotto forma di anonimato, per poter dare quelle risposte che ognuno di noi si aspetta, che ogni cittadino si aspetta. Quindi prima di chiedere cosa fanno gli altri cominciamo a pensare cosa facciamo ognuno di noi, e quindi in prima persona siamo parte attiva della sicurezza della città. Gli studenti della scuola Ettore Romagnoli del progetto La legge uguale per tutti oggi sono stati ospiti del Palazzo di Giustizia di Gela. La finalità del progetto è quella di incrementare nei giovani studenti il senso civico ed il rispetto della legge, di renderli consapevoli che al compimento del 14° anno di età i reati da loro commessi vengono puniti dalla legge. Il progetto mira a far conoscere agli alunni il funzionamento della macchina della giustizia. I ragazzi hanno assistito ad un'udienza penale dinanzi al giudice monocratico Mari Camarino, che ha spiegato agli studenti alcune fasi del processo penale. Siamo molto entusiasti perché ci ha reso consapevoli che al 14° anno di età siamo imputabili davanti a un tribunale, quindi anche per far prendere consapevolezza a noi e agli altri nostri compagni che anche se siamo minori possiamo essere comunque imputati. In questo incontro ho imparato non solo le curiosità di queste pene, ma anche come funziona questa macchina della giustizia. Nel corso della manifestazione di oggi erano presenti il procuratore capo Fernando Asaro, che ha accolto con favore l'iniziativa auspicando una sempre più forte collaborazione tra istituzioni dello Stato, e il magistrato Silvia Passanisi, che ha organizzato l'incontro. Questa è la casa di tutti i cittadini, di tutti coloro che hanno a cuore la democrazia in questa terra, perché il Palazzo di Giustizia non è il palazzo degli altri, dove non andare, è il palazzo delle istituzioni, ed è il palazzo aperto a tutti noi. Non ha adottato un ruolo maggiore del nostro, in quanto noi siamo semplicissimi alunni, lui invece era un procuratore capo, ma comunque si è messo alla pari con noi. Infatti abbiamo parlato anche di squadre di calcio per farci capire i reati in generale, soprattutto quello del furto. Ha fatto appunto l'esempio del compagno che ruba la penna magari per un compito, quindi veramente una persona grandissima. Il progetto è stato ideato ed elaborato da Valeria Cuba in sinergia con il dirigente scolastico Sandra Ciclone nell'ambito delle attività finanziate per l'area a rischio. La tappa successiva importante del progetto è quella di visitare anche il carcere, che rappresenta in un certo senso l'ultimo tassello del mosaico, quindi diciamo l'ultimo anello della catena giudiziaria, che può servire ovviamente come deterrente per questi giovani ragazzi. Dimostrare che la collaborazione tra forze e rappresentanze dello Stato può essere fattiva, reale, credibile e tangibile, diventa per noi un tassello fondamentale nel processo educativo per i ragazzi. I ragazzi prima di tutto sono persone, cittadini, abitanti di una realtà sociale con delle caratteristiche specifiche, ma fondamentalmente abitanti di un contesto in cui la relazione, il rapporto con l'altro è determinante. Il rapporto con l'altro è determinante nel momento in cui si vive all'insegna della giustizia e del rispetto delle regole, degli altri e di se stessi. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città.
oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. C'era il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Davide Faraone, questa mattina nei locali della scuola secondaria di primo grado Enrico Mattei di via Butera Gela, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2016-2017. Il rappresentante del governo Renzi è stato accolto dal dirigente scolastico Agata Gueli. I migliori provvedimenti vengono fuori se si gira tanto, si ascolta e si vede com'è la scuola nella realtà. Per cui lo sto facendo, sto girando e Gela è una tappa importante in questa direzione, quindi mi fa piacere questo. Dopodiché naturalmente abbiamo le carte in regola per raccontare una riforma importante, un investimento molto forte sull'istruzione che è in controtendenza con tutto ciò che è accaduto negli anni passati in cui si è tagliato sulla scuola. Noi abbiamo grandissima fiducia negli insegnanti, nel personale amministrativo, nei dirigenti e quindi sappiamo di avere una classe dirigente della scuola all'altezza e competitiva rispetto a tutto il mondo. E dopodiché naturalmente bisogna investire sempre di più, cosa che abbiamo fatto, perché per tanti anni la scuola è stata lasciata sola dalle istituzioni. E faccio riferimento ad esempio agli edifici scolastici, noi abbiamo ereditato un patrimonio di edifici che era veramente problematico. Abbiamo investito 7 miliardi e 4 su questo settore proprio perché sapevamo che eravamo tanto indietro e quindi è stato uno degli investimenti più grandi. In più stiamo investendo sulla didattica e sugli interventi, ad esempio l'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo presentato qualche giorno fa dei dati importantissimi. Quasi 700.000 ragazzi andranno in alternanza a scuola, io credo che siano finalmente strumenti per rilanciare la scuola. Tutto lo 01, che è quello che è l'impegno per legge che deve mettere a disposizione l'ASP per i ragazzi e le ragazze autistiche, è stato effettivamente investito per intero. Naturalmente l'auspicio è che si possa andare anche oltre lo 01 se ce n'è bisogno e siccome in questo territorio ce n'è bisogno io credo che bisogna fare uno sforzo ulteriore per mettere in campo altre azioni, altre misure per i ragazzi autistici. Per cui credo che l'impegno ci sia, si tratta tra l'altro in legge stabilità nazionale metteremo risorse sia sulla non autosufficienza che sulla legge sull'autismo. Per cui non ci sono più scuse. Come ogni anno, il dirigente scolastico Agata Gueli, in occasione dell'apertura del nuovo anno, ha proposto un tema che sarà sviluppato durante l'anno nelle singole discipline e nelle attività curriculari. Se l'anno scorso si era puntato sulla diversità e sull'inclusione attraverso un percorso intitolato Identità e Integrazione, questo nuovo anno, partendo dalle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012, l'attenzione sarà posta su un percorso dal titolo Costruiamo un nuovo umanesimo. Il 20 luglio scorso l'Assemblea regionale siciliana ha bocciato i decreti legge che dovevano formalizzare il passaggio territoriale delle città di Gela, Niscemi e Piazza Almerina alla città metropolitana di Catania. Ciò significa che la Regione non ha approvato i nuovi confini dell'ente intermedio catanese nel quale dovevano rientrare queste tre città e così, per un capriccio del nostro Parlamento regionale, Gela è rimasta annessa al Consorzio Nizzeno. Il Comitato Gelensis Populus, dal giorno della bocciatura, aveva ricevuto rassicurazioni dal sindaco Domenico Messinese che entro il termine di 60 giorni sarebbe intervenuto presentando un apposito ricorso al TAR. Per sollecitare il primo cittadino, i componenti del comitato avevano avviato sui social e non solo il ricorso countdown, conteggio oramai giunto miseramente al suo termine. A seguito di questa iniziativa, il sindaco e la sua giunta, dice il portavoce Liliana Bellardita, sono corsi ai ripari, annunciando tramite un soggetto non istituzionale di avere provveduto ad incaricare l'avvocato Gaetano Armao per presentare un ricorso.
Ricorso che si presume debba avere come oggetto l'impugnazione dell'indizione delle elezioni per la città metropolitana di Catania, nel tentativo di bloccare le elezioni metropolitane del nuovo ente etneo. Gelensis Populus sottolinea che il sindaco di Catania, Enzo Bianco, è colui il quale ha preannunciato trionfalisticamente il pronto ingresso delle tre città del Gelese dentro il nuovo ente territoriale etneo ed è lo stesso che veniva diffidato dai soliti soggetti ufficiali ma non istituzionali a non indire le elezioni di secondo livello e che ha invece cinicamente indetto le elezioni della città metropolitana di Catania per il prossimo 20 novembre. Alla luce di tutto ciò, continua il Comitato, a partire da oggi, rimanendo un mese per poter tentare di bloccare le elezioni già stabilite, faremo ripartire un nuovo countdown, l'Election Day Countdown. Il ricorso a questo punto da presentare contro Bianco, compagno di foto e risate, che è colui che ha indetto le elezioni nel rispetto della legge 15 del 2015, deve superare lo scoglio dell'ammissibilità. Considerato, continua la nota, che Domenico Messinese sembra non volere più ascoltare i cittadini e tra essi anche noi cittadini di Gelensis, chiudendo qualunque canale di interlocuzione da noi tentato sino all'ultimo, per provare a risolvere questa ingarbugliatissima vicenda dei liberi consorzi, ci sembra opportuno metterci nella posizione di spettatori per guardare l'operato improvvisato dal sindaco e dal suo assessore Francesco Salinitro, unitamente ai loro alti consiglieri, augurandoci che non compiano passi falsi a danno dei cittadini e contribuenti gelesi. Noi di Gelensis, si chiude la nota, continueremo a vigilare sulla vicenda, informando la città e denunciando le cose poco chiare e trasparenti, operando autonomamente e gratuitamente per gli interessi del nostro territorio, come sempre fatto. Focus territoriale dell'agenda urbana, incontro ieri al Comune di Gela del dirigente del Dipartimento alla Programmazione della Regione Siciliana, Patrizia Picciotto, come autorità di gestione con i vari componenti del suo ufficio. Tra le 18 macro municipalità coinvolte in Sicilia, Gela si è aggregata al Comune di Vittoria, rappresentando di fatto il quinto polo urbano dell'isola. Ieri era presente anche il sindaco vittoriese Giovanni Moscato. Sono stati avviati i primi passi per la costruzione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile da intraprendere per utilizzare al meglio sui vari assi le cospicue risorse comunitarie del programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Ci consentirà su vari assi di poter dare delle risposte al territorio. Oggi un incontro estremamente proficuo dove di fatto si è avuto un confronto con la regione siciliana per poter svolgere tutte le attività propedeutiche nel modo più corretto possibile per poter consentire poi di accedere a quei fondi che consentiranno di sviluppare progetti reali per il territorio. L'agenda urbana serve proprio per creare quel tessuto urbano che negli anni non è stato mai attenzionato. Una città non è fatta solo di case, ma è fatta di tutti quegli accessori a contorno che la fanno diventare un luogo vivibile anche e soprattutto fuori casa. E con l'agenda urbana questo si può ottenere. Abbiamo presentato insieme anche il GAL, quindi c'è una collaborazione importante data anche dalla omogeneità e dei nostri territori. Quindi speriamo in questi anni realmente di poter ottenere questi finanziamenti con questi fondi comunitari che per i comuni ormai sono fondamentali, considerato anche ormai i trasferimenti sempre più esigui che arrivano dalla regione e da Roma. Questa è l'opportunità di mettere assieme un polo di città, Gela e Vittoria, per costruire politiche legate ai servizi alle persone, servizi alle imprese, ma per far diventare queste città che si confrontano con i nuovi scenari dell'economia e dell'inclusione sociale. Ma siamo in una fase in cui stiamo costruendo la strategia, in questo confronto col Dipartimento regionale in quanto autorità appunto di gestione. È un processo di scambio di informazioni, di coprogettazione appunto della strategia. Da qui a fine novembre presenteremo al Dipartimento regionale la prima stesura, diciamo, della strategia urbana sostenibile, che farà una serie di scelte, diciamo, di campo, di azioni tematiche
da mettere appunto in campo. Dopo questa fase di coprogettazione, i comuni di Gela e Vittoria presenteranno al Dipartimento regionale alla programmazione la prima stesura della strategia urbana sostenibile. L'agenda urbana è un rilevante vettore per progetti di sviluppo urbano che aumentino l'attrattività delle città per investimenti produttivi, culturali, sociali ed economici, consentendo di attuare una progettualità nuova e sostenibile entro le azioni previste dalle linee di finanziamento comunitario. We'll be right back.